Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare EduCreation Whiteboard. È un'applicazione disponibile anche da web con minori funzionalità, è specifica per iPad. Proviamo ora ad andarla a vedere sull'iPad. Andate nell'App Store e scaricate l'applicazione EduCreation Whiteboard. Dopodiché fate apri e siete vostra dashboard. Normalmente al primo accesso vi chiede come volete entrare, se da studenti, come studenti o come teacher. Naturalmente sceglierete la modalità teacher. Questa è la mia interfaccia relativamente al bottone con la figura umana rappresentata. Mi dà tutte le lessons che ho già creato con l'applicazione e con l'icona multipla di persone mi dà la possibilità di creare, aggiungendolo con il più, le mie classi. Con l'icona sottostante del cuore mi dà la possibilità di vedere a tutti i miei preferiti e con l'icona della stella posso vedere il repository delle lezioni che sono organizzate secondo categorie che posso utilizzare. Ritorno nella mia dashboard e andiamo ora a creare per prova una lesson. Prima volevo dirvi che EduCreation Whiteboard serve per creare contenuti interattivi, si possono spiegare lezioni, creare tutorial, dimostrare quello che si vuole fare. Come vi ho appena accennato, si creano le classi, le lesson possono essere sincronizzate tra i vari iPad, si possono aggiungere testi, immagini, foto e si registra la lesson. Si possono anche creare disegni, annotare, evidenziare. Ora andiamo a creare la nuova lezione agendo sul più che trovate alla vostra sinistra. Queste sono le icone che ritroviamo al primo accesso alla costruzione della lesson. Vedete che è attiva subito una penna. Potete scegliere naturalmente il colore della penna, facciamo verde, e potete poi scrivere sulla lavagna, ad esempio 1 più 1 uguale 2. Naturalmente vado a cancellare quanto non mi interessa fare questo, quindi vado a cancellare con la gomma che è a disposizione negli strumenti. A quello che mi interessa, soprattutto per creare una lezione, è agire sul tasto più che voi trovate alla vostra destra. Posso comunque, prima ancora di accedere al tasto più, andare a scegliere un background, white paper, lined paper, eccetera, eccetera. Posso quindi agire sul background. Lascio white paper. Vado sul più, come vi dicevo, e ho a disposizione una serie di opzioni
che corrispondono alla prima riga del riquadro. Innanzitutto posso creare un testo creare un testo. Esempio, volevo parlare di Talete, di Mileto, ok, Dan, posso spostarmi il testo in maniera opportuna. Seconda modalità, posso inserire una foto o un'immagine. Inseriamo, beh, faccio vedere prima la foto che non utilizzerò, quindi una foto istantanea. Posso inserire. Un attimo che si è bloccato l'iPad. Ok, posso inserire una foto, clicco su foto e poi clicco su Use Photo e come vedete mi ha inserito questa foto che potrebbe essere l'avvio per una lesson nuova. Non mi interessa questa foto, vado a quindi cancellarla col delete e ora vado invece a scegliere un'immagine. Un'immagine, posso sceglierla nelle mie foto che ho sull'iPad oppure posso inserire un'immagine o file da Dropbox e da Google Drive. Preferisco ora con la lente del search cercare l'immagine che mi interessa relativa a Talete, quindi scriverò Talete. Mi restituirà sicuramente, come vedete, dei risultati piuttosto interessanti. Ok, vedete che me ne dà parecchi, parecchi, sta solo a me avere la pazienza di scorrerli e di trovare quello che mi sembra maggiormente adatto a quanto vado dicendo. Va bene, scelgo un risultato veloce per ora perché mi interessa fare una cosa veloce, fare solo una dimostrazione. Scelgo questa neutra immagine di Talete, come vedete, che mi inserirà sul mio, come vedete, iPad. Naturalmente l'immagine è, vabbè, ne ho inserita più di una, l'immagine è piuttosto grande e quindi vado in fit height a quindi rimpicciolirla un po'. Ecco, e la posiziono qui, perché mi sembra una posizione questa adatta. Posso naturalmente aumentarne le dimensioni agendo con le due dita sull'iPad. Prima di registrare, vado a creare almeno un'altra slide, quindi vado sul 2. E qui posso inserire di nuovo un testo. Il testo sarà questo. Il
Principio. L'acqua. L'acqua. Ok. Dan. Mi sposto il mio testo, che posso naturalmente rimpicciolire, come vedete, agendo su questo tasto, e poi vado a scegliere, sempre utilizzando l'icona delle foto con la ricerca nel motore di ricerca posso cercare acqua. Ok. Beh, qui mi dà le varie icone dell'acqua, mi piace, vabbè, mettiamo questa, tanto per metterne una. Ok, le dimensioni sono anche esatte, mi piace perché abbraccia tutta quanta la terra e posso passare poi, naturalmente il testo potrei anche aumentarlo in questo caso con il più, scegliere un altro colore, visto che l'acqua scegliamo l'azzurro, Dan. E vedete che la slide, potrei poi proseguire con le altre slide da commentare. Adesso che cosa faccio? Faccio una registrazione per creare la lesson. Quindi tap sul microfono che trovate alla vostra sinistra. E inizio la registrazione. Talete apparteneva alla scuola di Mileto, la tradizione lo considera uno dei sette saggi, partecipò attivamente alla vita politica, viaggiò molto in Egitto e nella Caldea, era un commerciante. Probabilmente i suoi meriti in astronomia e in geometria dipendono dal fatto che importò queste novità dai paesi visitati. Il teorema di Talete, un fascio in un fascio di rette parallele attraversate da due trasversali, due segmenti dell'una sono proporzionali ai segmenti corrispondenti sull'altra trasversale. Si basa sulla teoria delle proporzioni elaborate da Eudosso. Così egli riuscì a prevedere l'eclissi di sole del 585, ma probabilmente ne ebbe notizia dalle tavole caldee. Per Talete, il principio di tutte le cose si deve cercare nell'acqua e nell'umidità diffusa. La scelta dell'acqua probabilmente dipende dal mito greco dell'oceano, padre di tutte le cose, forse anche dal fatto che essa è l'unico elemento conosciuto allo stato solido, liquido, gassoso. Ho chiuso la registrazione, naturalmente potevo continuare in questa lesson e ora vado a cliccare sulla freccia che trovo in alto, nella parte in alto a sinistra. Mi dice che cosa voglio fare. Save, finish. Video.
metterò il title della lesson qui, quindi scriverò talete. Di Mileto, nella description metterò il principio. Di tutte le cose. Lo posso fare publish per e allora sarà presente nella Education Community oppure private, keep to yourself or share privately, che lo posso condividere privatamente. Scelgo il subject area tra quelli a disposizione, se non mi vanno bene quelli a disposizione, scelgo other. Il subject, quindi praticamente il soggetto, la materia, non faccio all perché non mi riconosco in nessuno di questi, e la grade invece è importante, definisco la classe adatta a sentire questa lesson. Ok, vado in save, ok, ho salvato il mio talete e come vedete è comparso nella mia dashboard qui nella dashboard e ho l'opportunità ora di ecco, ascoltarlo. Ecco, interrompo, posso andare anche avanti per far vedere la seconda slide senza sentirla tutta la prima. Ecco, ora interrompo, faccio done. Ok, e posso poi chiudo qui, vado nel condividi e vedete che posso salvare il video come video, lo posso quindi poi mettere su anche YouTube, copiare il link, copiare il codice embed e d'altro. Mi sembra questo una proposta interessante, quindi da un certo punto di vista il teacher ha l'opportunità di creare una lezione multimediale. Ora, se vado nella classe seconda, volevo dire, vedete che gli studenti avranno a disposizione il codice della classe, si collegheranno come studenti immettendo il codice della classe. E io vado quindi. Ok, interrompo Dan e cosa faccio ora di questo talete di Mileto? Vado in add to e lo associo nella classe, vabbè, classe seconda. Ok, quindi questa, se rivado nella classe seconda, io mi ritrovo talete. Quindi gli studenti, quando si collegheranno alla classe, troveranno questa lesson e che potranno
Ascoltare. Ok, mi sembra molto utile utilizzare come strategia didattica questa applicazione che è funzionale, come vi dicevo, molto funzionale per l'iPad, meno nel web, tuttavia è raggiungibile dall'indirizzo URL education.com. Adesso faccio un reload della pagina, un ricarica della pagina web e vedrete comparire Talete di Mileto che ho appena creato. Posso anche dal web creare una nuova comunque lezione. Vi saluto.